17esima giornata del girone di Serie D. Il Follonica Cavorano conclude il 2023 affrontando al Malservisi Matteini il Givi Borgo ed il suo 3-2-4-1 fatto di centrocampisti abili nel palleggio e mobilissimi come Orlandi e l'ex Lorenzo Lepri, che nascondono il pallone e costringono spesso e volentieri gli avversari a girare a vuoto. Ne scaturisce una gara difficile per i maremmani, che comunque costruiscono quasi sempre da situazioni di palla inattiva alcune occasioni anche nel primo tempo, quando il Givi Borgo si fa preferire per possesso palla. Al 16esimo minuto, calcio di punizione battuto dallo Sicco, Regoli di destro conclude a lato. Al 25esimo ancora punizione a firma di Losicco, stavolta è Ampollini a fallire di poco l'occasione giusta per il vantaggio. Al 27esimo minuto il terzino rosso bianco blu Ceccanti affronta Giannini in area di rigore. Il contatto è da penalty secondo l'arbitro Salvatore Montevergine di Ragusa. Filippis questa volta non fa il miracolo, lo stesso Giannini dal dischetto trasforma per l'1-0 degli ospiti. Il Follonica Cavorano tuttavia non si dà per vinto ed al 32esimo, sugli sviluppi di una punizione del solito Losicco, va vicino al gol con questo colpo di testa di Pino. Sul finale di frazione, pochi secondi prima che l'arbitro mandi tutti negli spogliatoi, è quindi Regoli a chiamare di testa il portiere avversario Becchi alla respinta provvidenziale. La ripresa sarà meno ricca di occasioni da gol, ma paradossalmente più ricca di gol, come quello che segna al 48esimo proprio Pino, mentre i giocatori del Givi Borgo si fermano attendendo che l'arbitro fischi un fallo a loro favore. Il gol del pareggio è valido. Al 60esimo tuttavia il direttore di gara restituisce per così dire il favore e battezza regolare il gol di Lepri, viziato sul nascere da un fallo sullo Sicco. I maremmani si attendono un calcio di punizione a loro favore che non arriva. Follonica Cavorano 1, Givi Borgo 2. Dicevamo delle situazioni di palla inattiva, quelle che i padroni di casa devono valorizzare e che di nuovo sfruttano al 64esimo per pareggiare i conti. Masini si guadagna appunto un calcio di punizione, batte Losicco. Dierna, salito dalla difesa, usa la testa. Follonica Cavorano 2, Givi Borgo 2. Comincia la girandola delle sostituzioni, ma la fisionomia della gara non cambierà molto. Finisce dunque 2-2. Il Givi Borgo è la migliore squadra vista al Malservisi Matteini in questa prima parte di stagione. Il Follonica Cavorano è in corsa su tutti i fronti, campionato e Coppa Italia. Per entrambe le società sarà un buon Natale.